Carmen Criscuolo, lo scorso weekend è stato dedicato all'Italian Open Water Tour, una gara di nuoto molto importante organizzata da Glaciali SSD e la Lega Navale della sezione di Ischia. Come è andato l'evento? Beh sì, abbiamo avuto la quarta edizione dell'Italian Open Water Tour che si è svolta proprio in una delle località più belle della nostra isola di Lei, nella spiaggia dei pescatori alla Mandra. Questo evento negli anni è cresciuto, giunto appunto alla sua quarta edizione, è partito dal primo anno grazie ad una scommessa del presidente dell'Associazione Glaciali, Marcello Amirante, che ha presentato Ischia come ultima tappa di questo tour che abbraccia 7-8 territori. E, con 100 iscritti del primo anno è arrivata oggi ad avere circa 400 iscritti che sono venuti sul nostro territorio, naturalmente accompagnati da famiglie e da amici. Quindi un grande successo della manifestazione e un grande successo sicuramente anche rispetto alla vetrina che in qualche modo Ischia ha rappresentato durante questo fine settimana. Che importanza ha lo sport per lo sviluppo turistico isolano? Beh, sicuramente puntare anche su manifestazioni sportive per creare un indotto anche in ambito turistico sicuramente credo che sia una strada da seguire. Una manifestazione come questa che va a valorizzare quello che è il nostro tesoro più prezioso, appunto il mare, che in qualche modo dà risalto a quelle che sono le nostre bellezze, perché la tappa, appunto abbiamo detto prima, era nella spiaggia dei pescatori e i nuotatori partecipanti hanno attraversato la cosiddetta corrente proprio sotto al castello aragonese. Il giorno successivo, la domenica, la tappa è partita da Procida e hanno attraversato tutto il canale fino a giungere appunto fino ad Ischia. Quindi si va a creare un connubio tra sport, cultura, ambiente e territorio sul quale probabilmente bisogna puntare anche in chiave turistica.